Amici di Itinerari, ci troviamo a Mosciano Sant'Angelo, presso il nuovo Conad, per un aperitivo cenato insieme, Aperi Conad, un evento gratuito aperto a tutti in collaborazione con la Tommy Ittica e Cantina Biaggi, dove i sapori, i profumi e la tradizione si sposano per questo aperitivo cenato. Ci troviamo in compagnia del direttore titolare del nuovo punto vendita Conad qui a Mosciano. Direttore, come nasce l'idea di questo nuovo punto vendita? L'idea nasce circa 2 anni fa, all'inizio del 2017, quando alcuni amici di Mosciano mi hanno sollecitato l'idea scherzosa di aprire un punto vendita qui a Mosciano. Sinceramente io l'idea scherzosa l'ho raccolta come una cosa percorribile effettivamente. Ho iniziato a esplorare il territorio che non conoscevo assolutamente, ho creato dei contatti con l'amministrazione locale, ho contattato Conad nell'ufficio tecnico e l'ufficio sviluppo, abbiamo iniziato questo percorso sinergico insieme, a distanza di 2 anni abbiamo visto la realizzazione di questo bellissimo gioiello. L'obiettivo mio principale in questo punto vendita è quello di creare una bellissima squadra. Direttore, quali sono i prodotti che vi contraddistinguono dalle altre realtà locali? Tengo subito a precisare che si tratta di un punto vendita top fresco, quindi ha una vocazione prettamente su fresco e freschissimo. Di reparti importanti come l'ortofrutta, dove sviluppa un assortimento molto, molto amplificato, di un reparto pane e pasticceria, dove c'è la pasticceria sia secca che fresca, di un reparto gastronomia calda e fredda, di una prosciutteria dove sono presenti costantemente sempre 3 o 4 tagli a mano, di un reparto banco salumi dove c'è una profondità assortimentale abbastanza importante sul freschissimo e anche sui prodotti duri e semistagionati. C'è un bellissimo reparto macelleria sia assistito che a libero servizio e un reparto pescheria di cui Tommy Ittica è il rappresentante. Aggiungo che c'è un'attenzione particolare in questo punto vendita su alcuni settori merceologici, che è quello salute e benessere, dove abbiamo un buonissimo assortimento esploso soprattutto con i prodotti Conad Verso Natura, dove Conad col marchio Verso Natura praticamente raggruppa 4 linee di prodotto che sono il biologico, il bio, l'equo, il veg e l'eco. Conad con queste linee praticamente incarna una tendenza moderna, sempre più diffusa e in più indica una direzione sempre più percorribile verso la sostenibilità. L'altra nicchia di cui volevo parlare sono i prodotti del territorio dove sono ovviamente sviluppati, perché Conad comunque ha un'attenzione particolare. La Peri Conad è uno degli eventi, il primo evento di questa bellissima struttura. Quali sono, ci può svelare, quelli in programma per il 2019? Allora, la Periconad è stato organizzato come primo evento dall'apertura, perché siamo appena a 3 mesi dall'apertura. Un evento organizzato in sinergia con Tommy Ittica e la Cantina Biaggi. Stiamo calendarizzando una serie di eventi per il 2019. L'unica cosa che vorrei anticipare è che la forza di questi eventi è data dalla sinergia e dalla partecipazione di tutti i reparti di questo punto vendita, affinché si riesca a creare quello spirito di squadra che deve contraddistinguere questa realtà rispetto alle altre. Tommaso, la Tommy Ittica è presente sul territorio da tantissimi anni. Con quali prodotti e dove siete presenti? Allora, siamo presenti con frutti di mare, con la ristorazione, supermercati, pescherie, facciamo un lavoro all'ingrosso. Poi siamo presenti con pesce fresco nei nostri punti vendita. Quali sono, Tommaso? Abbiamo la nostra base a Tortoreto, in via Giorgione. Poi abbiamo un punto vendita al Conad Gran Sasso di Teramo, uno a Mosciano e uno a Martinsicuro, sempre nei supermercati Conad. Naturalmente noi ci mettiamo tanta passione sull'acquisto del pesce, dei frutti di mare, usiamo esclusivamente pesce nostrano. Tommaso, raccontaci una tua giornata. La mia giornata... parte inizia della... molto presto. Io sì, personalmente io sì, comincio, mi alzo alle 3, poi mi reco all'asta di Giulianova dove rientrano i pescherecci, poi c'è un mercato all'ingrosso che tutti i pescherecci vendono il pescato lì all'asta e lì facciamo il rifornimento per le nostre pescherie e questo avviene tutti i giorni, dal martedì al venerdì mattina. Poi dopo, una volta acquistato il pesce,
lo portiamo alla base di Tortoreto e facciamo lo smisciamento per le varie pescherie, Teramo, Mociano, Martinsicuro e quello che rimane Tortoreto, e qualcosina diamo, vendiamo anche all'ingrosso, a qualche supermercato, alla ristorazione pure di pesce. Parlaci del centro depurazione lì a Tortoreto? Sì, lì abbiamo un centro di depurazione frutti di mare. Ci abbiamo innanzitutto proprio la vongolara nostra, di nostra proprietà, che pesca per noi. Dai frutti di mare a chilometro zero, a pesce a chilometro zero, diciamo. Tommaso, che cosa proponete oggi per questo aperitivo cenato? Allora, abbiamo messo delle ostriche, le nostre ostriche proprio, che siamo concessionario ufficiale qui nel centro Italia, ostriche francesi. Poi abbiamo messo del tonno abbattuto, più dei scampi crudi, più una bella frittura di calamari, olive, poi ippocampo, che sarebbe un'oliva con la mazzangola dentro. Tutto fatto artigianale da noi, dalla Tommittica. L'azienda Biagi, un'azienda internazionale. Vicino a me Luca Biagi, uno dei fratelli Biagi. La nostra azienda nasce circa negli anni 50, da nostro nonno Giovanni, e ultimamente ci siamo... diciamo, organizzati in modo da lavorare per tutto il territorio mondiale, e i nostri prodotti che proponiamo sono i prodotti d'eccellenza della regione, quale pecorino, passerina, montepulciano di OCG con le dramane, che poi è il nostro prodotto di punta. Cavallo di battaglia. Cavallo di battaglia. So che avete vinto anche qualche concorso, giusto? Ecco, la cosa più importante è che, insomma, ci fa essere fieri del nostro prodotto e del nostro territorio è appunto aver ricevuto una gran medaglia d'oro con il nostro prodotto di punta, il nostro prodotto top, è un Montepulciano d'Abruzzo riserva del 2009 di OCG con le tramane, si chiama Matteo Biagi. È il non plus ultra della nostra linea. L'azienda Biagi sempre presente con i propri vini negli eventi. Vicino a me l'enologo dell'azienda Biagi. Allora Carmine, oggi che cosa avete preparato? Quali sono state le scelte e gli abbinamenti per questo evento? In questo caso quindi proponiamo un ventaglio di vini bianchi e rosati, a partire da quelli spumantizzati. Abbiamo dei cibi molto interessanti. Cominciamo dalle classiche ostriche crude, che abbineremo ai nostri spumanti più antichi, che sono la linea Litz. Il secondo spumante, anch'esso lo produciamo da circa una decina d'anni, è il nostro Litz Pink, quindi rosé, fatto con Sangiovese e Montepulciano, che trova un ottimo abbinamento con il tonno fresco sfilettato. Continuiamo poi con la passerina abbinata agli scampi crudi. Che cosa ci abbiniamo invece alla frittura? Alla frittura abbiniamo il nostro classico pecorino fermo, proveniente da una maturazione tardiva del nostro pecorino, che riesce a tenere sì l'acidità, ma abbina una bella complessità e una bella maturità delle uve, tant'è vero che arriviamo a una gradazione di 14 gradi naturali, tanto da abbinare anche cibi più complessi, più grassi, e che ci riescono a complessare benissimo questi cibi anche così articolati.